ADN Kronos. Sanremo Express, il podcast di ADN Kronos che tutti i pomeriggi ti accompagna verso il Festival 2024 con fatti, storie e aneddoti. Ciao, sono Ilaria Floris e anche oggi con Antonella Nesi ti portiamo a Sanremo. Oggi è sabato 13 gennaio. Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini. Sono le tre guest star del Festival di Sanremo 2024, cioè le co-conduttrici che affiancheranno, come tutti sanno, Amadeus sul palco dell'Ariston, ognuna con la sua esperienza e col suo appeal. Una scelta, devo dire, perfettamente azzeccata, quella del direttore artistico, che quest'anno ha voluto puntare sul talento puro di ciascuna di loro, rinunciando in un'intuizione, dal mio punto di vista, molto felice, alla presenza femminile, come si dice, bella che non balla. Allora, Giorgia ha una storia d'amore col festival che è iniziata nel 95, quando vinse con l'indimenticabile Come Saprei. Lei ha partecipato in tutto 4 volte e ha conquistato rispettivamente il primo, il terzo, il secondo e il sesto posto. Ha vinto di tutto, ha vinto 8 tra Italian Music Awards e Wind Music Awards, un premio Lunezia, un David di Donatello, un nastro d'argento. Anche Lorella Cuccarini ha già provato l'emozione del palco più famoso d'Italia. La ricordiamo come ospite l'anno scorso, nella serata dei duetti con il giovane Olly, in una nuova versione della Notte Vola che spaccò. Ma forse non tutti si ricordano che la showgirl è stata accanto a Pippo Baudo nel 93 ed in più una chicca che sono sicura che in pochissimi si ricorderanno, cioè nel 95 lei ha avuto anche un'esperienza come cantante in gara con il brano Un altro amore no e fu proprio l'edizione vinta da Giorgia. La vera sorpresa del festival è Teresa Mannino. Al suo debutto assoluto nella Città dei Fiori, lei è un'autrice e attrice comica palermitana, molti di voi già la conosceranno, classe 1970, è diventata famosa perché racconta con delle gag esilaranti la sua vita di siciliana trapiantata al nord. All'Ariston, c'è da scommetterci, ci sorprenderà perché è in grado di condire questa sua ironia così affilata con dei contenuti pregnanti e attuali. Cioè, io faccio Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella Cuccarini. Non vedo l'ora. Che se il talento non gli manca, il ruolo del vero bello quest'anno spetta a Marco Mengoni. In un gioco di ruoli, devo dire, molto intelligente e intrigante, ideato da Amadeus. A chiudere il bouquet di conduttori è Fiorello, che condurrà la serata finale e con lui Ama va sul velluto, data anche l'amicizia che da sempre li lega. Fiorello ha annunciato che farà delle piccole incursioni in una recente intervista al TG1, ma c'è da immaginare che lo vedremo più spesso che non soltanto nella serata del sabato. Il direttore artistico quindi ha rimescolato le carte e si gioca tutto in quello che è, quello che dovrebbe essere il suo ultimo festival, ma come abbiamo visto potrebbero esserci delle sorprese. L'ha giurato sul suo cane Kira, però Baudo e Fazio docunt, la sanremopatia non guarisce così facilmente. Staremo a vedere. Sanremo Express è un podcast originale ADN Kronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnkronos.com.